Ci siamo illusi che fosse un incubo ormai tramontato, un fantasma del nostro recente passato che non sarebbe più tornato alla ribalta, definitivamente sconfitto. Invece il califfato islamico sta risorgendo vicino ai nostri confini, molto più vicino di quanto si pensi. A questo proposito date un'occhiata a una cartina geografica e ve ne renderete conto direttamente. Il Niger è il territorio dove il sanguinario Stato islamico, il famoso ISIS, ha ritrovato una sua collocazione. A poco meno di 7 anni dalla caduta di Raqqa, il 24 ottobre 2017, in Siria, dove era stato distrutto, l'ISIS si sta riorganizzando, approfittando da un lato di uno dei tanti golpe militari accaduti in quella zona dell'Africa, e dall'altro della sostanziale distrazione e o indifferenza di noi occidentali. Cosa sta succedendo in Niger e in quella regione dell'Africa dove i francesi sono stati cacciati, gli americani si stanno ritirando, i russi li stanno sostituendo e rimangono soltanto 2 piccoli contingenti di paracadutisti italiani e tedeschi? Ve lo racconto in questa puntata del podcast, preoccupato della disattenzione, della distrazione e della sottovalutazione da parte di tutte le diplomazie occidentali di un evento che sta succedendo vicino a casa e che potrebbe tornare a terrorizzare le nostre comunità. A volte ritornano. Questo potrebbe essere l'headline che inquadra una delicatissima situazione militare e politica in un paese africano, ai più quasi sconosciuto, credo, come il Niger. Proprio in quel territorio, nei circa 7 anni dalla caduta di Raqqa, il sanguinario movimento dell'ISIS sta riorganizzandosi, costituendo una vera e propria base militare nella regione del Borno, nel nord-est della Nigeria. È proprio in questa regione che nello scorso mese di maggio l'ISIS ha lanciato una violenta offensiva nella foresta di Sambisa, eliminando il capo del gruppo terroristico islamico locale, Boko Haram Abu Bakr Shekau, e riunendo le proprie milizie con gli ex seguaci proprio del leader Shekau. Nel luglio del 23, in Niger, c'è stato un colpo di stato militare che ha abbattuto il precedente governo democratico, l'ultimo che era rimasto in quella zona del Sahel, costellata di giunte militari che hanno via via smantellato i leader democratici eletti dal popolo locale. La giunta militare dei golpisti in Niger ha subito rotto le relazioni con la Francia, lo Stato europeo che aveva colonizzato tutta quella regione africana, cacciando l'ambasciatore di Parigi e sospendendo anche nei mesi successivi ogni relazione ufficiale con l'Unione Europea di Bruxelles. Negli ultimi mesi anche Washington ha deciso di ritirare il contingente americano che operava in quell'area e che non era più visto favorevolmente dal nuovo governo militare del Niger. Putin ha colto immediatamente l'opportunità, garantendo al paese nigerino il supporto russo e inviando fin da subito dei propri reparti a sostituire il contingente francese e americano. Oggi, a difendere la bandiera europea in quella zona, ormai a rischio di occupazione da parte del nuovo ISIS, sono rimasti soltanto 400 paracadutisti italiani e tedeschi. Ma facciamo un passo indietro per capire la genesi del califfato islamico e i rischi concreti di una sua rinascita nel turbolento territorio africano caratterizzato, come ci insegna la storia recente, da continui colpi di Stato e cambiamenti di alleanze. Insomma, consigliando comunque agli appassionati della materia la lettura del libro di Maurizio Molinari dal titolo «Il califfato del terrore», perché lo Stato islamico minaccia l'Occidente, edizioni Best Burr, andiamo alla genesi di quei fenomeni che oggi costituiscono una drammatica attualità, assolutamente sottostimata dalle cancellerie occidentali e a rischio quindi di finire nelle mani dei russi o dei cinesi, o peggio, in quelle del risorto terrorismo islamico.
Il Niger, contrariamente al vissuto dell'opinione pubblica europea, è un paese africano importante, non solo per la sua collocazione strategica, ma per le materie prime che esistono lì. L'uranio, fondamentale per la costruzione della bomba atomica, i fosfati, l'oro e il petrolio nel sottosuolo. Negli ultimi anni ha assunto inoltre il ruolo di avamposto strategico nella lotta degli occidentali contro il terrorismo jihadista, risorto, come abbiamo detto prima, proprio in quella zona del Sahel. Ma che cos'è l'ISIS oggi? Una sigla terroristica che era quasi scomparsa dai radar dei paesi occidentali. Dal 2014, anno della sua proclamazione e della sua massima espansione, lo Stato islamico ha perso via via terreno grazie alle azioni militari internazionali. Ha rischiato addirittura di scomparire, cosa che noi abbiamo considerato invece come avvenuta. Ahi noi, purtroppo. Alla caduta delle sue roccaforti in Siria ed in Iraq, abbiamo pensato tutti di esserci tolti un grande grattacapo. Oggi invece l'ISIS possiede, è vero, soltanto il 40% di quell'area territoriale tra la Siria e l'Iraq ed è passato da un controllo su 90.000 chilometri quadrati abitati a meno di un terzo, quindi. Anche Mosul, la sua sostanziale capitale, è stata completamente liberata dai terroristi. Questi ultimi hanno dovuto lasciare quindi quell'area del Medio Oriente rifugiandosi un po' in tutte le zone lì intorno, ma soprattutto in Africa, nella zona del Sahel. Il feroce leader Abu Bakr al-Baghdadi è stato ucciso, o meglio viene dato per disperso, da tutti. Come ha sottolineato la rivista Limes di Lucio Caracciolo, l'ISIS ha sempre puntato la sua strategia su un forte concetto identitario, la ricostruzione di un secondo califfato islamico richiamando tutta l'epopea del primo califfato, e cioè dell'impero ottomano, autoliquidatosi praticamente al termine della Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo della nuova classe dirigente dell'ISIS è sempre stato quello di combattere il mondo occidentale, rivalutando il ruolo politico e religioso della tradizione islamica. A questo proposito, i dirigenti dell'ISIS hanno realizzato una vera e propria didattica cinematografica del terrore. Hanno fondato case di produzione, assunto centinaia di esperti del settore e hanno puntato sull'alta definizione, sugli effetti speciali e su tecniche originali e coinvolgenti di montaggio per fare propaganda, per fare proseliti nel mondo islamico. Bisogna far vedere le fragilità dell'Occidente e la terribile forza della vendetta del mondo musulmano. La retorica dell'ISIS ha profondamente innovato le tecniche di comunicazione del mondo islamico, creando un sistema di diffusione coinvolgente, ben strutturato ed estremamente ramificato. Una nuova formula, insomma, di storytelling estremamente e tragicamente suggestiva, soprattutto per quello che riguarda quelle popolazioni musulmane in perenne stato di povertà e di rischio di sopravvivenza. I video dell'ISIS sono passati alla storia in modo sempre più tragico e terribilmente coinvolgente dal punto di vista emozionale, grazie anche allo straordinario veicolo di diffusione che è diventato Internet. Le clips di ISIS sono sempre state caratterizzate da discorsi sprezzanti che sottolineavano la grandezza e la potenza del califfato rispetto a una società corrotta e in declino come quella cristiana. Il messaggio di quella propaganda era incentrato sulle minacce contro tutti gli infedeli e contro quei governi occidentali corrotti e colonialisti che dovevano essere annientati. L'ISIS ha fatto molti proseliti perché è riuscita ad accreditarsi la mission di un sogno realizzabile per i derelitti abitanti di molti paesi arabi. Per questa serie di motivi e per questo ruolo anche mediatico assunto dall'ISIS negli ultimi 10 anni, è davvero stupefacente constatare la miopia, la sottovalutazione da parte dei paesi occidentali di quello che sta succedendo in Africa, nei territori tra il Niger, la Nigeria, il Mali e il Burkina Faso. Non dimentichiamoci mai che la maggior parte degli attentati che stanno di nuovo colpendo non solo l'Occidente, ma anche la Russia, sono coordinati da gruppi terroristici facenti parte del grande movimento islamico riconducibile appunto all'ISIS.
Questa è una sintesi che ci permette di inquadrare la potenzialità esplosiva della classe dirigente di questa ISIS, che potrebbe prepotentemente tornare alla ribalta in Africa, ricostituendo il terzo califfato islamico. Ma cosa sta succedendo nel Niger, ad oltre un anno dal colpo di Stato del luglio del 23? I generali che hanno preso il potere cercano in qualche modo di soffocare le notizie dei massacri da parte dei terroristi islamici nei villaggi al confine con la Nigeria. Non vogliono ammettere il fallimento di quegli slogan securitari che hanno usato per giustificare la loro presa del potere, precedentemente detenuto da un governo democratico debole ed inetto, secondo loro. Sono in molti a temere che in questa zona dell'Africa possa davvero sorgere un nuovo califfato, costruito proprio, tra l'altro, nel crocevia della rotta di migrazione verso l'Europa e quindi verso il nostro paese di milioni di africani in fuga. Sta diventando, insomma, esplosivo di nuovo il cocktail micidiale della povertà, con la corruzione delle classi dirigenti e con la violenza che ha sempre caratterizzato la vittoria della propaganda del terrorismo musulmano. Sono ormai migliaia, secondo l'ultima relazione dell'Africa Center for Strategic Studies, le persone uccise in rappresaglie fra fazioni in lotta fra di loro. Si parla di 11.000 morti e di 3 milioni di profughi che per sfuggire alle violenze del terrorismo si sono installati nei campi umanitari oppure nelle periferie della capitale del Niger, Niamey. Dopo la cacciata dei francesi e il graduale ritiro degli americani sono arrivati prima degli istruttori e poi dei veri e propri reparti operativi russi. I 400 italiani e tedeschi sono rimasti per aiutare la formazione delle reclute nigerine, ma è chiaro che la situazione è estremamente complessa e sempre sull'orlo di esplodere. Nel Sahel operano due movimenti fondamentalisti in lotta tra di loro: lo Stato Islamico del Grande Sahra, alleato dell'ISIS, e la Jamaat Nusrat al-Islam, legata al movimento di Al-Qaeda. Sono bande di ribelli ben armati che si muovono su veloci pick-up, per lo più cinesi, sui territori di più stati, facendo con la forza proseliti anche in Benin, in Nigeria, in Libia e in altri paesi africani della costa atlantica. Il supporto militare di Mosca ai generali golpisti nigerini, alcuni elicotteri ed alcuni vecchi aerei da caccia per ora, non bastano per permettere al governo di Niamey di controllare il territorio nazionale. Siamo di fronte ad uno scenario che ricorda molto quello della Siria e dell'Iraq di 10 anni fa, quando, nel malcontento generale della popolazione civile, le sigle terroristiche facevano un sacco di proseliti, pescando proprio nella drammatica quotidianità dei poveracci senza speranza. C'è un ulteriore aspetto da evidenziare. Nello scorso mese di giugno, l'agenzia giornalistica Nova ha riportato la notizia che Teheran starebbe negoziando con Niamey l'acquisto di 300 tonnellate di uranio. Proprio l'uranio sarebbe stata la causa della rottura dei rapporti tra la giunta militare nigerina e Washington. Non dobbiamo dimenticarci che, come vi ho raccontato nel precedente podcast, l'Iran sta rafforzando le relazioni con il Pakistan e la Corea del Nord, proprio nell'ottica di valorizzare e accelerare la supply chain dell'ordigno nucleare. Nello scorso mese di giugno il Washington Post ha confermato che Teheran risulterebbe ormai vicinissima alla bomba atomica. Putin, proprio nel Sahel, sta svolgendo ruolo di intermediario tra i governi locali e gli iraniani e i cinesi. Ha affidato questo compito al viceministro della difesa Yunus Bek Yevgrukov, ex generale ed ex politico, che in pochi mesi ha realizzato un corridoio protetto dai militari russi che collega il Mediterraneo al Sahel, riportando la presenza russa ad una estensione mai raggiunta. In questa situazione caotica e dalle mille contraddizioni, bisogna dare atto al governo Meloni di aver assunto una posizione precisa e coraggiosa, non rompendo le relazioni con il governo del Niger, ma anzi confermando il supporto ad uno sviluppo, ovviamente pacifico, della politica del paese.
Da quelle parti, ha detto recentemente in una audizione parlamentare il famoso generale Figliuolo, da cui dipendono le missioni militari all'estero e che ha seguito direttamente i movimenti del nostro contingente militare nella capitale del Niger, da quelle parti, dice Figliuolo, il confine tra buoni e cattivi non è così netto. Il generale degli Alpini ha spiegato che restare sul posto può permettere di aiutare la popolazione e ridurre le influenze malevoli russe e cinesi per stabilire rapporti paritetici ed innovativi con il governo locale. Insomma, un ragionamento che sta dentro al perimetro del Piano Mattei, sul quale Giorgia Meloni ci ha messo la faccia. Purtroppo l'Italia è rimasta quasi isolata. Come dicevamo, insieme agli italiani ci sono soltanto 200 paracadutisti tedeschi che stanno aspettando istruzioni da Berlino sul cosa fare. La speranza, come ha scritto di recente Gianluca Di Feo sulla Repubblica, è che nel deserto rosso si possa tracciare un percorso europeo alternativo sia al nuovo colonialismo russo sia all'eredità di quello francese, senza con questo permettere al terrorismo islamico di possessarsi di quell'area strategica fondamentale per la nostra sicurezza. Dal Niger parte o passa una grande percentuale dei migranti che arrivano poi sulle sponde del Mediterraneo per imbarcarsi verso l'Italia. Il caos, o comunque un territorio dominato dalle varie sigle del terrorismo islamico, sarebbe disastroso per poter gestire in qualche modo la riduzione dei flussi migratori. Anzi, dovremmo aspettarci un loro incremento dovuto proprio alla paura della popolazione civile a continuare a vivere in un paese in mano alle milizie islamiche. Non è insomma il momento dell'indifferenza, ma è il momento dell'attenzione e della cura sulla miglior strategia da adottare per conservare un microfono aperto con i governi di quei territori. Buone riflessioni, amici miei, e a lunedì prossimo. Nel labirinto del tempo, una finestra sull'attualità di Riccardo Rossotto, tutti i lunedì alle ore 7 su Spotify e Amazon Music, una produzione di Zero Contenuti e Recall.